Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui di nuovo dopo qualche settimana con Riccardo, ciao. Sa anche il nome, sa anche il nome. Nuova challenge, ultimamente tra mio padre e lui sta facendo più challenge che altro, ma chiaramente si diverte così in questa domenica di no, bel tempo, quindi no. E oggi, l'altra volta mi ha fatto di scoprire i giocatori, insomma, che hanno avessero, che età avessero, e poi abbiamo trovato il vincitore che nessuno di due, è... perché era parità. Vabbè, al di là di quelli, pensavo di aver vinto. Pensavo. Oggi passiamo a un'altra cosa, quindi passiamo dalla storia alla geografia, quindi del male in peggio Nuova praticamente. challenge. Nuova challenge, quindi oggi semplicemente è un po' diverso per come è strutturato, poi vi spiegherò come, però oggi si parla di nazionalità dei giocatori di Serie A. Ovviamente ci sono molti che sono facili, ma alcuni che sinceramente io non li so, perché magari sono nomi o colori della pelle che possono trarre in inganno. Prima la sigla, poi vi spiego le istruzioni. Eccoci qua, allora vi spiego brevemente come funziona, come riusciremo a giocare. Semplicemente abbiamo scaricato la lista ufficiale delle quotazioni del Fantacalcio con tutti i giocatori che sono circa 500 quindi. E abbiamo praticamente visto che è un file Excel, accosti il numero della riga con il giocatore. Come fare? Semplicemente abbiamo trovato un programmino che sorteggia numeri a caso, ognuno di noi schiaccerà a suo turno questo programmino qua, sorteggerà il numero, lo fa combaciare con quella che è la riga del giocatore e il giocatore che viene fuori, chiaramente, il giocatore di cui deve nominare la nazionalità, quindi semplice. Quindi diciamo che possiamo iniziare. Sì, iniziamo Iniziamo. subito. Allora, facciamo bim bum bam perché Ma inizi. membrane bucce di lingua Ah, sono 20 a come testa, perché comunque alla fine alcuni sono facili, quindi si andrà abbastanza spediti. Una cosa in più, se, abbiamo detto, se è un calcio d'italiano, è proprio spudoratamente italiano, bisogna dire anche in che squadra gioca, quindi vale il punto pieno se si dice italiano e gioca nel Milan, perché almeno uno magari si impapera per omonimia o cose così e c'è un po' di handicap in questo senso qua. Per il resto i giocatori stranieri sono tutti quanti da dire solo la nazionalità. E quindi bim bum bam. Pari o dispari? Aspetta, qua sto pensando già che pari. Eso. Dispari. Parlo Quindi, io, guarda qua, ok. ti do Lo scettro del potere. il potere, il mouse, e Iniziamo. là hai il programmino, e là hai... Numero 199, 199. vediamo... Numero 199 equivale a 199. De Sciglio, ecco, parlavi giusto di italiani, quindi De Sciglio è italiano e gioca nel Milan. Qual è il suo particolare? Mattia. No, il particolare, è un particolare specifico. Viene sempre riconosciuto come il... Non so. Come il... Il capitano. Il Capitano di capitano. Sciglia. So cosa devo sapere questo. Comunque ho detto Milan, sarebbe Juve. Hai detto Milan? Quindi cosa facciamo? Buono, non lo so, se vuoi tenerla buona. Vabbè, solo perché è la prima. Quindi Bene, cosa metto? Devo mettere punto qua? 0,5. Mezzo punto. No, metti, era un lapsus, dai, te lo abbono. È l'emozione della prima volta. Della diretta. Dopo il 199 di Riccardo estraggo 345. 345. Pugioni. Pugioni. Cazzo, però questo è difficile perché adesso Pugioni e poi cercheremo se alla fine guarderemo se è giusto, anzi guarderemo subito, armati di cellulare, perché so che è italiano, chiaramente. Però ultimamente ha cambiato tipo le squadre. Che non vorrei È sbagliarmi portiere intanto. se Pugioni portiere è andato al Benevento se non sbaglio. Adesso cerchiamo con la... Perché Tecnologia avanzata. era la Sampdoria. Però adesso è Benevento. Dici? Sì. È un calciatore italiano, portiere del Era la Benevento. Sampdoria fino a Infatti gennaio. ci sono le immagini della Sampdoria. E lo scorso anno all'archivio. Quindi... Ordunque 1-1. Vabbè. Questa era difficile, vedi che ci sono anche quelle Ci sono difficili. anche quelle difficili. Prossimo numero estratto, Ah, numero ancora. 14. 14 Gomez, quindi è il Papu Gomez. Alexandro. Papu Gomez dell'Atalanta e è argentino. Sì, andiamo su sicuro, non Sì. si può sbagliare. Quindi io avrei potuto anche sbagliare la prima, invece mi ricordavo di questa sessione, altrimenti uno magari fa riferimento a... Sì. Tocca a moi. Tocca a tua numero 194. 194. Danilo, Beh, sapevo. Udinese sicuro. difensore dell'Udinese. Però, la sanità, per me è tipo Poi chi sudamericano. se poi cerchiamo. Lo cerca. Io dico Argentina perché non so, ma
è così. Tu dici argentino, invece è brasiliano. Sud America ha beccato, quindi Danilo, vedi? Vedi, questo sembra non, facile, non sarebbe, ma... Non sarebbe punto, cioè, uno, punto. Danilo è dal 1900, però nessuno lo sa, assolutamente. Numero 412 per me, come terzo estratto, 412. 412 Parigini. Penso che sia italiano, ma onestamente non ho poi mai sentito. È attaccante, perché risulta tra gli attaccanti. Però non lo so, butto a caso una squadra mai poco conosciuta, quindi... sì, italiano. Sampdoria, ma tanto non lo... Sampdoria? Sì, giusto per... Il peso di per il Benevento, quindi sono le due nel caso. Quindi Parigini sbagliato, vedi? Le sono difficili perché se ti becchi... Ci sono quelli poco conosciuti. Quindi... Sì, quelli giovani. Tocca a Moa. Under 21 lui, giusto? Sì, ad occhio. 4 e 7, quindi poco sopra il tuo. 407, Calvana. Calvana. Anche questo. Ma che oh! Io scrivo Calvano. Calvano, ma intanto spero che abbia i capelli, altrimenti... Calvano, non ha più i capelli nel culo. Vabbè, che combo che mi hai fatto proprio. Io non lo so, quindi dico Sampdoria anch'io, giusto perché secondo me sono due Sampdoria, Sampdoria. E cerchiamo... E dici che è italiano? Sì, Calvano è italiano. Ah, è Verona, dell'Ellas, ho detto Sampdoria, quindi è sbagliato. Vedi? Come si sbaglia facilmente. Gli italiani. Sì, infatti, sono... Beh, no, che i brasiliani. 72. Io non pensavo anche di vincere facile. Sono su 30. Sì, infatti, pensavo di ho detto ne farò 78 su 20. Ah, già ho Pedro. So dov'è, ma non so di dove sia. So che è del Cagliari. Sì. Anche lui è sudamericano, prova a dire brasiliano, ma non lo so se è giusto. Brasile? Sì. Brasiliano. Bella. Tec. Tra l'altro in questo momento sicuramente vi faremo vedere una bellissima grafica col planisfero con tutte le spuntine. Cioè non è che stiamo vedendo, però in teoria l'idea era quella. Quindi nel caso non fosse così, ho cambiato il mando, dovrebbe essere così. Vado. 261. Guilherme. Che cazzo è questo? Non mi ricordo quale sia tra l'altro, di che squadra sia. Guilherme sicuramente... Penso che sia del Chievo, sai. Sì, è quello. Dico argentino ancora, ma sicuramente non è giusto. Guilherme. Udinese. Brasiliano anche questo. E tu hai detto argentino? È Benevento. Ci hanno visto Benevento. Questo qua. Argentina. Nada. Vedi, ho detto 3 su 4. Hai detto anche qua Brasile. I brasiliani per me sono gli argentini. Numero 309. Ma tranquilli che so la differenza tra due cose. Che non so i cognomi come... come collegare. 309. Alfredson. Non mi ricordo con chi gioca. Giocava nell'Udinese, adesso nell'Ellas. Tipo. Sì, mi pare di sì. Però comunque non devi sapere questo. No, non devo sapere questo. È pelato, vale lo stesso. Sì, risposta. E i pelati sono tutti di quelle zone là. No, non so se non so se sia... Io direi svizzero, ma non sono sicuro. Forse è più nordico. Però vabbè, prometti svizzero, non lo so. Islandese, non so neanche dove sia. Cioè, sì, vabbè, diciamo che quelli sono là... Quello c'è lei. Come si scrive Alfredson? Alfredson. Alfredo. Okay. 51. Beh, ma più di Francia, via. Prossimo numero estratto, 109. 109. Beh, guarda che bello. Nuitink. Nuitink. Non so neanche chi sia, dove arrivi. Già scrivilo, aspetta. Non so neanche che faccia abbia. Sicuramente no, non lo so. Sparare per... Sì, ma non so da sparare cosa, sud, nord, ovest. Ma io sono giapponese. Io sono giapponese. Svizzero. Olandese. Udinese del... Udinese olandese. Vabbè. Tra l'altro non ho fatto pelato sulla cosa, qua, si capisce perché. Che era pieno di capelli. Sì, no, ma era pieno di capelli, ma è pelato adesso. Ma perché qua hai i capelli, qua più no? Li hai persi in 3 secondi, tipo. Difensore dell'Udinese. Qui sono tutte foto dell'Anderlecht. No, guarda questo qua. Qua è capelli pieno. Qua è contro Pazzini al Milan, quindi neanche tanti anni fa. E che pieno. Basta, finito. Finiti. Persi i capelli. Poveretto. Del 90 anche. Sì, ma li ha avuti così in aperta. Vabbè, faremo un esame tricologico anche al signor Muitink qua. Vado io. Tec 455. 455. Rogerio. Posto, quello lo becco che secondo me è brasiliano. Controlla perché...
Cosa scrivo? Rogerio Italia. Rogerio Sassuolo, è quello là, sì, sì. Che poi è della Juve anche. Sì, brasiliano. Boh. Ora i brasiliani. Adesso li tutti i brasiliani. Adesso sono facile. 173. 173 D'Ambrosio, difensore dell'Inter italiano. Facile, punto di vista. Qual è la sua particolarità? Se decide da capitano, una particolarità di D'Ambrosio. È forte. No, è scarso. It's the motherfucking Eagle Double G. Beh no, vede, non, cioè, insomma. Insomma. Lascia demo che trova. 22. Numero 22. Sì, è segnato. Kalinic. Aspetta, Kalinic. Beh, è come slavo, nel senso che è della parte là. Ma tutti guai per mi paesi là. Ah sì. Non sai. Allora, aspetta. Sai che non lo so. No, no, è croato. Circa. Sì. Croato. E infatti è la faccia di Mandzukic, tra l'altro, cioè. È la stessa faccia, è lui uguale. Sì. Numero 133. Niang. Può metterti in... Niang. Nel senso. Forse è francese. Proviamo. Tu lo sai? No. Niangami. Niang. Prova a vedere perché non... Non l'ha capita comunque. Sì, l'ho capita, ma... Non lo sa dire? No. Francese, no. Ah. Cosa vuol dire naturalizzato? Vedi che no, che è più francese che altro, è nato in Francia. È naturalizzato perché ha provenienze senegalesi, però è francese naturalizzato, tipo okay. Herman Metter, cantante. Quindi è nato in Senegal, in poche parole, però è francese, giusto? Beh, è ovvio, diciamo che quelli di colore sono europei, però è nato in Francia, quindi è francese. Buono, allora giusta questa. Però ha doppia nazionalità, poi. Ha la doppia nazionalità. Vai. Numero. Estratte. 148. D'Alessandro, che è italiano, pertanto... io dico Atalanta, però non so se sono proprio sicuro sia quello là. Io dico Atalanta, guardiamo. E si calcia... Si... Ah no, Marco vabbè. D'Alessandro, italiano del Benevento. In prestito dell'Atalanta. Quindi è Benevento, in prestito, quindi è d'Atalanta? Sì. Proprietà. Ok. Numero 267. Cutro. Cutrone, italiano, del Milan. Vabbè, qua, easy. Easy Network. Comprato sul fantacalcio l'altro giorno, ho fatto bene. Vado bene. 151. Anche perché se non sei lui non sei nessuno. Cigarini. Cazzo adesso. Beh, è italiano. Italiano. Sì. Cazzo che metto... penso di sapere. Hellas, ma è cagata, però lo so, ma. Ho detto Atalanta. Cagliari. Cagliari. Era l'Atalanta, per quello non ho detto Atalanta, perché sapevo che era l'Atalanta. Infatti ho detto era Cagliari, infatti Cagliari non l'ho detto. Bene, numero 252. Gagliardini, italiano dell'Inter. È un culo però, cazzo, perché gli italiani è quelli facili. Estragate 365 da. Come i giorni dell'anno. De Paoli, ecco. Che mi chiede. Beh, sarà italiano, però neanche andiamo su sicuro. Neanche su quello. Una squadra che... Spalla. Fabio. Chievo. Chievo. Ma ripete... Ma sembra che aveva 15 anni, no? Ne ha 21 quest'anno. Sbagliato. Numero siamo a metà, questa è la seconda metà. 96. 96. Bonucci. Posso... Italiano del Milan. Sono da Juventus. Qual è la sua particolarità? No, spostatore di equilibri professionista. Ah no, estraggete. Eh sì, che cambia tutto se. 182. Bertolacci però. Porca puttana. Sì, no, Bertolacci, italiano del Genoa. Genoa. Sì. Io mi ricordavo che era blu e rosso, però non ero sicuro. No, magari è cambiato da gennaio, non lo sappiamo. Porca. No. Ha detto Genoa. Sì, ma è in prestito. È in prestito dal Milan, quindi è del secondo Milan. La cosa. Non è che l'hanno comprato definitivamente. Non è che l'ha comprato. Guardiamo su chi sono stronzi di pubblico se l'avessero comprato definitivamente. Se non bestemmio, guarda. Non hai detto che sei riscattato. Controlla, approfondisci. Ah, pure senza riscatto, quindi proprio vai proprio presto le loro, quindi vai. Non neanche... proprio neanche se ci puoi. Ah, ho sbagliato. Madonna. Ho detto sì, ma sta gente. Comunque sono tutti gli italiani che dicevano, Infatti, io ho messo anche la regola, tra l'altro. L'hai messo tutto. Tutto di italiano, tutti giusti. Cazzo. Numero 16, comunque. Bel numero. Diego Falchi. Ah, culo. Tu lo sai, io no. No, neanche io. Ah.
Io forse ricordo dove. No, Iago ricordo Falque, dove è, vabbè, Iago Falque del Torino e tra quelli che ti. Ma che sudamericano secondo me, però, non saprei neanche dirti di più. argentino. Spagnolo! Ah sì? Ah Sì? Ah, ce l'ha? sì. Finalmente. 183. 183. Fofana. Fofana. Ah beh, è udinese. Poi? Dopo? Da uno che si chiama Fofana. Fofana è Fofana. francese. L'accento è proprio quello, Vai. giusto per dire. Sì, solo per l'accento, magari in Francia, una colonia, e magari è nero, che ne sai. Esatto. È nero. Ivoriano. Hai detto che è francese, Eh ma sì. il Costa d'Avorio, il Drogba, Fofana. È vero, tutti quelli con Fofana, Drogba, Costa d'Avorio, Ivoriano, eh sì. Eto, no, Eto, Dio. Venerosa nel metro. No, ma Eto alla O è l'anno stato. Numero Quindi è 153. Costa d'Avorio. Sbagliare 153. pure io. Barberis. Oh! L'hai chiamata? Tuo amico! Barberis Ancora. italiano del Crotone. Dai Così. vecchi italiani che sai, perché te Così. Te li inventi poi te li sai. 473, quello mi ricordo anche. lo 473. ricordavi, giusto? Sottilette. Craft. Io No, sì. dai, dovresti saperlo. Cioè, forse. Ma Kraft è dell'Udinese? Sicuro? Ma non... Era della Samp. Non dirmi, Sì, cioè, non dirmi ok, te lo dico, questo. magari ti aiuto. Difensore del... Non è esterno. Difensore. Sottilette Kraft. Saranno danesi. Te lo sai? Boh, No, avrei detto io dico Danimarca. Eccolo qua. Bologna. Svedese. Tossanto, ho detto danese. Tomaris. Ma tutti, vabbè, tutte le robe Sono nord tutti uguali. uguali, puoi mettere Quindi è svedese. una nazionalità unica. C'è qualcuno che sta vincendo, qualcuno Numero 111. no. Adesso perché in italiano. Tipo Buffon, non so. Non lo conosco. Acerbi, italiano del Sassuolo. Oh, ce li ho tutti sul fantacalcio comunque gli ultimi. È per quello che stai estraendo. Stai facendo la squadra del fantacalcio. Non può essere. 384, tra l'altro i miei numeri sono sempre molto brutti. 384 Gollini. Sai che Sì, mi so, dice è qualcosa? italiano. Però Gollini gli hanno girato da qualche parte. È andato al... Io dico Chievo, però... Avrei detto anche io. Può essere... Perché magari, anche se... È di Il Bologna, preso poi. dall'Aston Villa! Che tra l'altro, bene, Chievo. Ah, è del È di prestito. Bologna, è di proprietà dell'Aston Villa, È di ma è Atalanta. portiere dell'Atalanta. Ha molta confusione questo ragazzo. Io stranamente cosa ho sbagliato? Numero Ne 395. mancano 6 a testa. Non Vediamo, facciamo il resoconto, vediamo se puoi rimontare. voglio saperlo, ormai ho tema di... Ranocchia. Taia! No, Allora cambia. no, no, va bene, il caso vuole che io vada a sfiga, cioè... Ranocchia italiano dell'Inter. Parte qualità? No, Salta. è scarsa anche quando parli dell'Inter tra D'Ambrosio e Ranocchia fanno una bella comitiva. 95, 300 numeri in meno. Manolas, Ah, oddio, Manolas no, io è non lo greco della so. Roma. Io non so se l'avrei saputo. Vuoi controllare? Per me è greco. No, sì, Io ma so quelli so stranieri. che sei sicuro, ma io non lo so. Perché è uscito al mondiale. Costantinos. Greco, della Roma. Grande Puito. Manolas che lo prende sì. Puito. 50. Numero 50. Oh, finalmente una V dopo una strica di ben 5, no, 6x. Arrivavi da 6 giornate che perdevi. Sì. Buonaventura. Italiano del Manca Milan. solo che vicino al tuo c'è anche scritto Sì, la ti viene risposta. scritta la risposta. Anzi, forse avresti più confusione così. Estrae 5 di Schuotter. Bonazzoli. Anche qua, ogni cazzo gioca. Ah, c'è. Che poi Bonazzoli era quello, però vale dove, non dove gioca, ma di chi è. Io dico Sampdoria. Non so dire che l'hanno venduto Al un mese Burundi. fa. Gollini alla Stoviglia, ma... No, Spal forse. Sampdoria. In prestito alla Sampdoria. Detto No, che è la non è... Sampdoria, però sapevo che non giocava più la Sampdoria. Però vale la proprietà. Questa è esperienza, questa? 3 5, questo sì. No, questa si è rimasta 3 anni fa più che altro. Ah, sì. 3-5-2, Moretti, difensore del Torino. Ah, sì, lui. Quindi in italiano. Vabbè, sì, chiaramente. Pensate che uno è di San Marino, magari non lo sappiamo. Ma è tra questi. 408 innanzitutto. Balic. Balic. Hai visto che non mi interessa dove è, che non mi ricordo dove sia di squadra. Ma
Bari c'è sicuramente quella zona là. Croato anche lui. Croato, bella. Ah, croato. Sei meglio gli stranieri che gli italiani. I croati sono tutti. Ne ho beccati da due, tipo. 19. Borussia. Ah no, non li sanno dove. Pjanic. Bosnia. Anche là. Quelli stranieri che lo becca facili. Io becco Balic, che ok, l'ho beccata, però ovviamente. È perché ho detto, tutti lì c'è detto, vabbè, lì tutti quanti croati, altrimenti no. Te... È giusta la Bosnia, vero? Sì. 60? Sì. Sì. Rafinha. Quello nuovo? Ah sì. È brasiliano. Del ex. Vabbè, è del Barça, ma adesso è all'Inter. Brasiliano. Oggi di Brasile mi è venuta solo dopo che l'ho capito. Solo dopo un po'. Numero 115. Romagnoli. Aspetta. A. È quello dell'Inter. Non lo so. È quello del Milan. Del Milan. Quindi Romagnoli A. Controlliamo. Sì, vabbè, quello del Milan. Sì, sì. 154. Rincon. Ionita. No, l'altro Rincon. Rincon che adesso è il Toro. Ed è venezuelano. Sì. Venezuelano. Vedi stranieri per me portano forte. Oh, sì. Ultimo, eh. 473. Ultimo. Facciamoci una foto. Che l'hanno fatto. Però non importa. Tec, 427. Vabbè, sei là. Guerrieri. O un italiano che non sai. Del Benevento. Grazie. Squadre attuali, Lazio e Trapani. Siamo a ultima. C'è. 100. Premi di bellezza con uno che sicuramente non saprò. Guarda. Gli netti. I netti, no. Perché... Beh, non so neanche dove giochi, ma dico... È l'Inetti? Francese. L'Inetti dovrebbe essere della Sampdoria. Polacco. Polacco della Sampdoria. Ma dai questo. Che cazzo. Allora. Finisce qui. Io so già secondo me che hai vinto. Secondo me. Però bisogna ovviamente fare il conteggio. Allora, partiamo da da me. Sì, scarso, di nomi giusti. Puggioni. Giusta. Danilo. Ne. Calvano. Ne. Guilherme. Come l'ho letto. Matuidi. Giusto. Rosario. Giusto. Kalinic. Giusto. Alessandro. Giusto. Cigarini. No. De Paoli? Neanche. Bertolacci? No. Popalà? Riprova. Kraft? No. Gollini? No. Manolas? Sì, straniero. Bonazzoli? Che sì. Balic? Sì. Rafinha? Sì. Rincon? Sì. Linetti? No. Che poi non è Linetti perché è francese, quindi è Linetti. Ah, tra l'altro quanti sono i miei? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ah, dieci su... Allora, De Sciglio. Oui. Papu Gomez, Parigini, Joao Pedro, no, sì, sì. Joao Pedro è giusto, Alfredson, sì. Sbagliato, Nuitink, là, quello là, D'Ambrosio, Niang, Cutrone, Gagliardini, Bonucci, Iago Falco, Barberis, Acerbi, Ranocchia, Bonaventura, Moretti, Pjanic, Romagnoli, Guerrieri. Ecco. Quanti sono? Secondo me 10, no? 3, 4, 5 sbagliati. Mostriamo per integrità. E poi mi dici anche le cose, le cose. Sigle delle nazionalità dopo. Queste sono le mie, ma se scrivete. It. Sì. Poi adesso ci aggiorniamo con le cose. Bene ragazzi, questa challenge finisce qui. Nel caso ci vediamo ancora per altre challenge con lui, con qualunque persona voglia farne. È stato un piacere come sempre parlare anche con per te. Me. Vabbè, no, pareggio, quindi questa sarà stata bella, ma non è finita qui. Facciamo che... Perché pareggio? Perché sei ancora convinto che tu ne abbia vinta una? Sto vincendo io. Ecco. Vabbè, ma vabbè, una... siamo 2-1, quindi è un punto a testa. No, sì, ok. Tecnicamente. 0-0, 1-0, beh, quindi... Con 4 punti a 1. Ti lancio la sfida. La vittoria è 3. La sfida? Ok. Accetti la sfida? E chi vince? No, non cambia niente perché... Paga la no, aspetta. Facciamo che ne facciamo un'altra. E dopo questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video che sarà Quickstra. Come sempre. Un saluto a tutti. No, forza Juve. Vabbè, forza Juve. E alla prossima. Ciao. Paura.